io prendo da 6 mesi a sta parte, 7 mesi a sta parte 700 euro. 720, 730. No, io lavoro, maledico proprio i giorni che ho lavorato da febbraio ad adesso. Ho lavorato 5 giorni dal giorno che è iniziata la cassa integrazione straordinaria ad oggi. Quindi ho lavorato 5 giorni in 8 mesi. Questa è la rotazione che è stata firmata, che è stata detta, che sarebbe stata concordata con tutti i sindacati, che sarebbe stata concordata, fatta per tutti. Bene, c'è chi lavora 25-30 giorni, c'è chi fa la notte, c'è chi fa la notte, e c'è chi come me, come tanti altri compagni che sono qua, che hanno lavorato 4-5 giorni in 8 mesi, quindi un giorno in 3 mesi. Non una rotazione. Come ci sei? Un lavoratore deve essere impiegato solo 5 giorni, ma 5 giorni uno che fa, che pensa, come passa le giornate? Allora, uno delle altre, durante il giorno pensa come vengono impiegate le giornate, e adesso noi facciamo questa protesta, le giornate vengono impiegate pensando al, cioè noi lotteremo fino alla fine, noi andremo avanti, ma ci dispiace soprattutto essere presi in giro, soprattutto veramente essere presi in giro da tutti questi sindacati e anche dall'azienda che ha promesso diverse volte, quindi il SUV, l'L0, la Jeep, ci hanno promesso le istituzioni, il presidente della regione, il sindaco, che non è, neanche mi ricordo come si chiama, ma non mi interessa come si chiama, ma io spero che la mandate integralmente l'intervista comunque, no? Non mi interessa come si chiama, che ci ha detto a gennaio votate sì, che hanno da investire, poi voi lavorerete 24 ore al giorno, però dovete rinunciare alle pause, alla mensa, alla malattia, non dovete fare sciopero perché sennò facciamo il culo, no? Io non ho accettato, io ho votato no, glielo dico, cioè, ve lo dico chiaro, scrivilo, ho votato no. Tanti hanno, ha vinto il sì, purtroppo ha vinto il sì. E quindi queste, non è stato rispettato niente. E noi continuiamo, speriamo di far capire a tutti i lavoratori che a cosa si va incontro. A cosa si va incontro? Ma si va incontro, secondo me, a che stiamo a casa. Stiamo a casa a 700 euro al mese. Io sto a casa a 700 euro al mese, tutti questi compagni stanno a casa a 700 euro al mese. Ripeto, questa settimana c'è cassa integrazione per tutti. Come mai ci sono centinaia di macchine di lavoratori che vengono a lavorare? Chi viene a lavorare? Ma diciamocelo chiarettone, diciamoglielo al presidente della regione, che sono tutti d'accordo, vengono i leccapiedi, viene sta gente, chi è d'accordo? Non c'è un rispetto verso tutti. Questi sindacati e tutti gli altri sono d'accordo con l'azienda, capito? Sono d'accordo con l'azienda per tenere tranquilli, state tranquilli che faremo, state tranquilli che forse, state tranquilli che investiranno, state tranquilli che faremo questo, quello, quello e quell'altro, ma qui non si farà niente, qui non si farà niente, perché adesso hanno detto che faremo il SUV fra un anno e mezzo, e fra una, e come facciamo ad andare avanti per un anno e mezzo? 729 euro al mese, 733 euro al mese, ma manco l'affitto ci paga. E ricordatevi tutti quanti, scrivilo, dillo tutto, no? Che quando la gente la prendi per fame si incazza, capito? Si incazza, ma non solo noi, io penso che si incazzeranno anche altri, spero. No, ma non sto ridendo, no. Cioè rido perché. Mi piaceva come lo dicevi, no? No, ma mi piace, ma io te lo dico così. Spero solo che. Sì, capito? Ormai siamo stufi. A Diego lo guarda.